Mettete like e attivate la campanellina, mi raccomando. E rieccoci qui a una nuova puntata dello Spiegone. Oggi faremo un esperimento a introdurre con noi la nostra ospite di connessioni, la nostra prossima futura ospite di connessioni. Abbiamo con noi l'argomentatore seriale. Ciao Vanessa, grazie per l'invito. Prima di iniziare, chiariamo subito, non vieni inquadrato non perché sei un narcotrafficante, è vero? Quasi tutto giusto, però lo facciamo per sperimentare un nuovo modo di portare i contenuti, che è quello del podcast, che sarà disponibile in altre piattaforme. Sarà la prossima protagonista di Connessioni. Sarà Costanza Polastri, una ragazza che studia all'università di Bologna, didattica della fisica, e appunto ci parla con il suo canale Polinerdeia di questi argomenti. E di cosa tratta questo canale YouTube Polinerdeia? Allora, esattamente parla di fisica e matematica principalmente, con svariati pizzichi di computer science, e però analizzando anche queste discipline da un punto di vista filosofico. Tu eri presente al momento dell'intervista. Com'è andata? C'era una bellissima atmosfera, siamo arrivati a parlare di contenuti molto complessi, anche molto difficili, e di cui lei ha parlato e noi abbiamo saputo contromattere. Tu sei anche stato il promotore di questa intervista. Come hai conosciuto il suo canale YouTube e come hai conosciuto lei? Io l'ho conosciuta tramite altri divulgatori, in particolare uno, Dario Bressanini, un divulgatore molto importante che insegna professore di chimica all'università e che racconta nel suo canale l'alimentazione, tutti i trucchi anche per la cucina, no? Scientifica, e l'aveva presentata come canale emergente. Questo però era canale emergente, infatti per noi è stata una scommessa, aveva poco più di 3.000 iscritti e adesso invece ne ha più di 70.000 e siamo spesso. Speriamo di averle portato almeno un pochino di fortuna. Direi che sfiga sicuramente no. Vabbè, comunque, l'aspetto più interessante invece, quello che più ti ha colpito di questa intervista? Quello che più mi ha colpito di questa intervista è appunto passare da argomenti di comunicazione della scienza e comunicazione sui social in generale ad argomenti complessi come la calcolabilità, le macchine di Turing e tutti quegli argomenti che affascinano forse quella fascia di persone un pochino più nerd, come lei si definisce, è stato divertente. Quindi non ci resta altro che aspettare la nuovissima puntata di Connessioni. No, in realtà saranno due, Ah. perché l'intervista è molto corposa e abbiamo deciso di dividerla in due parti. Concludiamo quindi così questa nostra puntata dello Spiegone e grazie mille per l'attenzione. Ci vediamo al prossimo video. Grazie a te.